Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Luke in questo nuovo video dove oggi torniamo su Ice Cream 4, dove in questa prima parte del video vi mostrerò un glitch dove possiamo bloccare il gelataio, mentre nella seconda parte vi parlerò di Ice Cream 5 perché ci sono grandissime novità. Quindi cominciamo, giochiamo in difficoltà normale, buona visione ragazzi! Ecco, c'era la classica gabbia, ormai mi sono abituato a stare qui. Magari vengo anche a farci le vacanze, anche se ormai questo quarto capitolo è finito, perché molto presto arriverà il quinto, caro Mini Rod. Vieni qua, dai, tanto qua il gioco bugga sempre. Vai sulla trappola e fatti una dormita di 30 secondi, dove questo avrà attirato il nostro caro Rod. Ma adesso vi mostrerò il glitch, che è veramente un glitch bellissimo. Io li amo tantissimi. Ciao piccolo! Volevi! Ma non ci sei riuscito a farmi la scossa? Prendiamo il trofeo, Rod! Sei qui? Io credo di sì. Appunto, Rod! Dove sei? Che già da lì mi vedi attraverso il muro. Bellissima sta cosa. Allora vieni, dai, dai, corri, corri! Continua a dormire, caro Boris. Rod, vieni qua. Dobbiamo andare nel bagno, ragazzi. Andiamo per la mira. Ottimo, abbiamo messo fuori uso per qualche secondino. Adesso dobbiamo metterlo qua dentro prima che si riprenda e uccidere. Usciamo fuori. E adesso che succederà? Secondo voi mi prenderà Rod? Guardate che è successo! Rod si è buggato! Non potrà mai più muoversi perché lo abbiamo intrappolato con la porta attraverso il gabinetto, quindi non è più in grado di liberarsi. Può solo muoversi e fare ginnastica. Bravo, Rod! Adesso ti butto questo in faccia così ti dai una calmata. Allora, sei in grado di liberarti? Oppure rimani così, trapassa pure la porta con la maschera. Troppo bello. Dai, Rod, vieni qua. Come puoi farti intrappolare in questo modo? Uno come te, no. Cari ragazzi, rimarrà così per sempre. O almeno credo. Perché adesso purtroppo dovremmo andare dall'altra parte della fabbrica, nel museo. E quindi ci sarà quel filmato dove si vedrà Rod che camminerà, gattonerà e poi tornerà ad aggiustare il furgone. Quindi, secondo voi adesso si libererà o rimarrà bloccato? Lo andiamo a scoprire subito. Quindi togliamo le viti. E questa è la parte che non sopporto mai di questo gioco, perché qui si perdono troppi secondi ogni volta. E però dà il tempo di catturarci. Ma per fortuna abbiamo il trucchetto di buttargli gli oggetti in faccia, nella maschera, così si fa male per qualche secondino. Allora, premiamo qua. Dove parte questo filmato che saltiamo? Vediamo se Rod si è liberato. Io spero assolutamente di no. Anche se qualcosa mi dice di sì. Sei qui, Rod? Ok, lì. Guardate, Rod si è liberato! Ciao! Come hai fatto a vedermi se mi ero nascosto? No! Qua mi sto buggando tutto! Perché a volte il gioco lagga pure dopo che si fa sta cosa. Mi sta laggando tutto, no! Scappiamo via! E poi sta sensibilità non è manco il massimo. Ciao Rod, vieni qua. Così la finiamo, vediamo se funziona ancora il trucco. Tu continua a dormire, caro Boris. E se Rod, vieni qua con la tua bella musica. Prendiamo bene la mira e fuoco! Fatti una bella dormita, che non so manco come ti fai sempre male. Mettiamolo sempre in questa posizione. Chiudiamolo. Prendiamo il nostro oggetto per autodifesa. E allora, ti sei liberato o rimarrai bloccato per sempre? Guardate ragazzi, Rod rimarrà per sempre bloccato, stavolta nemmeno si muove, resta così, bloccato come un ghiaccio. Ok, Rod, resta così per sempre. Ovviamente se toccherete la porta, lui si libera. Ovviamente se rimarrà così, non potrà mai più liberarsi, quindi per tutta la partita, cari ragazzi, potrete muovervi in santa pace, quindi il gioco diventerà troppo easy, una specie di difficoltà fantasma, ma con Rod buggato qui. Ovviamente il gioco mi lagga tanto anche e non so manco perché. E quindi ragazzi, questo era il trucco di Ice Cream 4, il bug con il gelataio. E io me ne vado via, Rod, prima che qua si bugga tutto. Sta laggando perché adesso andiamo nella discarica magari. Però questo lo faremo nel quinto capitolo dove potremo entrare in questo nuovo luogo. E adesso, dopo avervi fatto vedere questo trucchetto, parlerei di Ice Cream 5. Siamo sul Play Store, ragazzi. Quindi scriviamo Ice Cream 5. Vediamo se lo trova. Perché siamo andati sul Play Store, secondo voi? Non c'è Ice Cream 5.
Allora dobbiamo andare dove è Kiplerians Horror Games, schiacciare nella loro pagina ufficiale e andando qui. Uè, che cos'è questo, ragazzi? È uscita la preregistrazione! Dove il titolo cambia e si chiamerà Ice Cream 5 Amici, l'avventura di Mike. Dove qua c'è pure il logo ufficiale. Dove in questo quinto capitolo, quindi dovremmo guidare Mike. Questo è quello che ho capito. Vabbè, andiamo a leggere tutto, i vantaggi qui. Preregistrati e avrai un premio. Poi qua ci sono alcune immagini che guarderemo tra poco. Prima le informazioni dobbiamo tradurre perché ancora è in inglese, ma di sicuro nelle prossime settimane il gioco verrà tradotto in italiano come il quarto capitolo. Informazioni sul gioco. Mike raggiungerà la sala macchine e si unisce alla missione di fuggire dalla fabbrica. Nel capitolo precedente hai liberato i tuoi amici dalle loro gabbie, impedendo loro di finire nella stanza di estrazione, ma i tubi in cui sono entrati li hanno portati in diverse parti della fabbrica e Rod li sta cercando. In questo nuovo capitolo potrai giocare nei panni di Mike per collaborare con Jay dall'altra parte della fabbrica. Esplora le nuove parti della fabbrica in questo capitolo, affronti i mini Rod e il gelataio e scopri come riunire i due amici. Preregistrati ora e otterrai una chiave segreta che ti permetterà di sbloccare un oggetto speciale quando il gioco verrà rilasciato. E quindi questa volta le meccaniche del gioco cambieranno, perché se nei primi quattro capitoli avevamo sempre guidato il caro Jay, in questo guideremo il carissimo Mike. Dove poi i due potranno anche comunicare tra di loro, dato che qua ci sono alcune screenshot come questa, dove qua si vede Mike in un altro posto della fabbrica e Jay invece nella sala di controllo, dove entrambi stanno comunicando con un telefono. Quindi Jay gli dirà proprio a Mike cosa bisogna fare, e il nostro obiettivo sarà quello di riunirlo con il suo amichetto nella sala di controllo. Dove poi insieme aiuteremo gli altri due, Liz e Charlie, dove sono finiti soprattutto. Un'altra screenshot è questa. Esplora nuove aree oscure della fabbrica. Entreremo nella discarica, ragazzi. Affronteremo nuovi mini Rod. Dove questo qui era il primo prototipo creato da Joseph Sullivan. Dove questi qua si chiameranno mini Joseph, dato che li ha creati il padre di Rod. Saremo in questa discarica dove questo mini Rod ha il compito di bruciare la spazzatura. Tutta sta spazzatura che si trova qui. Io già ho paura di questo mini Rod perché è più inquietante rispetto ai mini Rod creati da Rod. Qui è pure rotto l'occhio. Speriamo che non ci disturberanno, anche se qualcosa mi dice di sì. E l'ultima screenshot è questa, dove in questo quinto capitolo verranno aggiunti anche dei mini giochi. Questa è una cosa fantastica. Dove qua si vede un mini Rod attaccato a una corda e qui ci sono alcuni vetri rotti dove di sicuro dovremmo sparare a questi oggetti e poi ci sarà questo mini Rod che cercherà di impedircelo, dove anche i minigiochi vengono aggiunti finalmente, proprio come su Evil Nun 1, dove i minigiochi erano i capitoli. E quindi questo quinto capitolo sarà ancora più bello del quarto, dato che finalmente guideremo anche il nostro caro Mike. Ci saranno i minigiochi, nuovi nemici da affrontare e soprattutto nuovi luoghi da esplorare. Quindi preparatevi, ragazzi, perché quando uscirà questo quinto capitolo ci farò come il quarto una mega serie. E se la preregistrazione è già uscita oggi, che sarebbe il 16 luglio, forse il gioco potrebbe già uscire tra un mese, o fine agosto o inizio settembre. Gli sviluppatori ci stanno lavorando costantemente, e stanno cercando di portarlo il prima possibile. E quindi direi di terminare qui questo video con il caro Rod qui e Mike lì dietro, dove stavolta diventerà lui il nostro eroe. Adesso vi lascio ai saluti. Un grande saluto a Vittorio Continisio, Mauro Cesareo, FR Jetta, Giuseppe Giolli, Christian Di Giacomo e Erlek. Ciao a tutti amici. Vi ricordo che se volete essere salutati nei prossimi video dovete commentare scrivendo la parte del video che più vi è piaciuta e poi scrivere Luke salutami. E quindi il video termina qui, spero che vi sia piaciuto, se così lasciate tantissimi like, condividete il video e iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Noi ci vedremo con prossimi nuovi video, vi ringrazio per la visione, ciao ragazzi!